cosa accadrebbe se un politico all'improvviso dicesse tutta la verità? Non ci posso credere. Bentornato, onorevole. Come sta? Non c'è male. Lei un cesso, come sempre. Cosa accadrebbe, ce lo racconta Massimiliano Bruno nel suo nuovo film Viva l'Italia. Una caricatura, ma neppure troppo, del nostro paese. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. E già questo fa molto ridere. Già un film che fa ridere, ma soprattutto pensare, perché l'Italia che descrive il regista è quella della politica corrotta e morale, dove il privilegio di essere figlio di supera di gran lunga il merito, dove l'etica viene messa da parte con l'assoluzione sempre e comunque. In questo paese invece c'è questa assoluzione, quindi c'è questo clima, diciamo, tra il cattolico e il mafioso, che ti permette in qualche modo di andare avanti sempre e comunque. Massimiliano Bruno sceglie un cast di amici, da Alessandro Gassman e Raul Bova a Rocco Papaleo fino a Ambra Angiolini e un superlativo Michele Placido nei panni del politico colluso che dopo un'assurda malattia si tramuta nella bocca della verità. Siamo in Italia. Io sono ricco, passo davanti. Lei è povera, si attacca al cazzo. Insomma, una commedia diversa e divertente, una piacevole sorpresa del cinema italiano. Anche voi qui a guardare questi sbrotti di vernice buttati così a cazzo di cane? Sì. Pace.